Se non sbaglio, bene o male, i rendimenti di impianto del genere, poi qua possiamo andare a ragionare.
senza contare però le trafile interne. Diciamo perché l'assorbimento dell'impianto c'è. Allora, sono un impianto di 5 MW, suppongo che almeno mezzo MW se ne va per gestire l'impianto. E mi sembra più o meno, io non voglio entrare proprio precisamente. E quello che però mi fa pensare, no? È dove si trova questo impianto all'interno di un nucleo industriale, o andrebbe localizzato all'interno di un nucleo industriale, che consuma giornalmente quanti megawatt? Perché io perché faccio questa domanda? Perché tanto poi se noi andassimo a produrre 5 megawatt di energia, che come si diceva prima non sono niente, fondamentalmente non sono niente, noi comunque non ne gioveremo in nessun caso. E comunque 5 camini in più, 5 camini in meno, per me fanno la differenza. E sempre ritornando al discorso economico, non lo so, noi abbiamo l'opportunità, a me, io ricordo una cosa bella con la quale abbiamo discusso con l'assessore Moroni, che era il premio in cubatura per chi mettesse pannelli solari e cosa e rendesse uno. Io sono convinto che si possa, nel momento della ricostruzione, non dico per essere autosufficiente energeticamente ogni singola casa, però ci si può avvicinare moltissimo, perché sono convinto che ne so che andiamo per ipotesi, se noi andiamo sotto al parco del sole probabilmente si può utilizzare il solare, se noi saliamo qui lungo la vallata della Madonna da Bari dove si incanalano tantissimi eventi e ce ne stanno veramente là, ma vi dico di più, addirittura pianta piana andrebbe messo, c'è tantissimo vento, quindi l'impianto eolico sicuramente c'è un problema di impatto per il numero industriale. E quindi io ho un po' questa cosa per la quale, per quanto mi riguarda, qualsiasi cosa viene incrociata non è una cosa incompatibile. Io non la penso come le leggi, io la penso come persona. Io mi rendo conto che quando brucio si mettono fumi. Altra cosa è d'estate, a livello energetico c'è dispersione di energia sul territorio, è inevitabile, perché se un rendimento sta sul 23%, il 73% di quel calore ma poi deve essere liberato in che maniera? Nei fumi. E no, e allora dove finisce quel 73%? Nell'acqua. Eh no, il 77, certo. Il 77% da qualche parte va e va a finire all'interno di quei fumi che sono evaporati, che hanno assorbito quell'energia e che aumentano comunque l'umidità del luogo, comunque la temperatura del luogo. Tra le altre cose stiamo a parlare di una zona, quella di Mondicchio, in un tratto dove ci manca troppa umidità e c'è la zanzare che si mangiano in quel periodo. Poi, non lo so, io, a me piace giocare a calcetto, la città non mi permette di calcetto, 5 camini mentre gioco a calcetto non mi fanno piacere, sono fumatore, però quello è una mia scelta personale, cioè ne voglio fare male, mi faccio male da solo, non faccio male un po' a tutti perché. Io mi sono dovuto prendere qualche appunto perché volevo andare a niente, quindi volevo anche dire insomma sul fatto è vero che l'impianto solare costa molto di più, però sono convinto che qua mi dispiace, ma è così, cioè la ditta è incentivata a fare questo impianto per due motivi: uno per i bilanci di emissioni, perché sicuramente il certificato verde comporta un introito, e due perché ci stanno altri tipi di incentivi, sonanti. Ci stanno sicuramente degli incentivi sonanti su questo tipo, sulla realizzazione di questi impianti. Io non lo so, io lo sto dicendo, quindi se non ci sono, io infatti sto prendendo, però mi sto rivolgendo a voi in maniera tale, la mia non è espressamente una domanda, ma fondamentalmente è una domanda. Quando si parla di incentivi, che cosa significa per un'azienda avere incentivi per avere un certificato verde e per avere un impianto di questo genere? Su questo io lo so, io lo voglio questo chiarimento, quindi se cominciano a parlare di queste cose, per favore, cioè, nel senso, non li interrompiamo pure se sono cose che non ci piacciono.